Gloria a Dio, felici ancora di ritrovarci insieme con un proposito prezioso, un proposito che veramente ci eleva ed è questo proposito, meditare la parola di Dio. Noi viviamo per la parola di Dio, viviamo sulla parola di Dio, è la fonte della nostra esistenza e della nostra sussistenza. Siamo grati a Dio perché Egli si prende cura di noi, lo fa anche e soprattutto attraverso la sua parola, lo fa con la sua presenza, con la sua benedizione, con il suo spirito ed è qualcosa di meraviglioso poter considerare che Egli non viene mai meno. Noi possiamo contare sul nostro Dio e una delle caratteristiche, delle qualità di Dio è proprio la fedeltà. Questo è il tema di oggi e ci accosteremo ancora a questo salmo, meraviglioso salmo che stiamo considerando in questo periodo, il salmo, il capitolo più lungo per estensione di scritto della parola di Dio, della Bibbia, che è appunto il salmo 119. Oggi leggeremo una sezione che ci parla proprio di fedeltà e nello specifico considereremo la fedeltà di Dio. La sezione a cui mi riferisco del salmo 119 è quella che va dal verso 89 al verso 96. Sta scritto qui nella scrittura: per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Gli empi si sono appostati per farmi perire, ma io medito sulle tue testimonianze. Ho visto che ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limiti. Gloria a Dio. Parlavamo appunto di fedeltà. La fedeltà è una caratteristica rara, è una caratteristica molto ricercata e credo, spero, anche desiderata. Dio è alla ricerca, ad esempio, di uomini fedeli, di uomini e donne che conoscono la sua volontà e vivono per adempierla, uomini e donne la cui vita è tesa a fare quello che il Signore desidera, quello che il Signore vuole. Se può anche accadere, e accade, accade che degli uomini siano trovati infedeli, questo non accadrà mai per quanto riguarda il nostro Dio. Il nostro testo dichiara senza possibilità di smentita: la tua fedeltà dura per ogni generazione. Oggi entreremo nella stanza di Lamed. Questo paragrafo della scrittura prende come titolo questa lettera dell'alfabeto ebraico e considereremo la fedeltà di Dio. Prima di tutto, quello che voglio dire, parlando appunto di questo argomento, della fedeltà di Dio, è che Dio non può non essere fedele. Non può non essere fedele, perché la sua natura, il suo carattere è fedeltà. Infatti dice qui il salmista: per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, è ferma. Dio non viene meno alla sua parola, non viene meno alle sue promesse, perché egli non può smentire se stesso. Quante volte purtroppo nel mondo molte promesse sono disattese, molte parole vengono meno. Ma noi ringraziamo il Signore perché di Lui veramente possiamo fidarci, perché Lui è e rimane fedele. E se ti ha fatto una promessa, io ti chiedo di continuare a sperare nell'adempimento, di credere nell'adempimento, perché Dio non verrà meno alla sua parola, Dio adempierà la sua parola, la adempierà nella tua vita e per la tua vita. Un'altra cosa importante riguardo alla fedeltà di Dio è che la fedeltà di Dio è qualcosa di continuo, di persistente. Egli la dimostra concretamente, chiaramente, con il suo essere e anche con il suo operare. Gloria al nome del Signore. Vedete, noi in qualche modo dobbiamo ricercare la fedeltà di Dio, dobbiamo credere nella fedeltà di Dio e vediamo che Egli vuole anche esprimere questa sua fedeltà nei nostri confronti, facendoci realizzare comunione con Lui.
comunione con Gesù Cristo. Sta scritto ancora: fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Ed è straordinario pensare, credere, realizzare che nella sua fedeltà Dio permette che noi, esseri finiti, esseri limitati, possiamo avere comunione, relazione con l'Iddio creatore del cielo e della terra, col suo figliolo Gesù Cristo che è venuto nel mondo per salvare i peccatori. È un modo di Dio per dimostrare anche la sua fedeltà. Dio dimostra la sua fedeltà, ad esempio, adempiendo le sue promesse. Noi vediamo che le sue promesse sono sì ed amen. Noi abbiamo delle promesse, la parola di Dio ne contiene centinaia, alcuni le hanno contati, hanno detto anche che sono migliaia, diverse migliaia, ma al di là di quanti siano le promesse di Dio, tutte le promesse di Dio saranno adempiute, perché chi le ha fatte è il fedele per eccellenza, è il nostro Dio, la cui fedeltà non potrà mai venire meno. Sta scritto agli Ebrei: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. A volte, quando si tratta di aspettare, il cammino può diventare difficile e magari si ricordano, si rammentano e si ripetono le promesse di Dio, ma non si vede l'adempimento. Lo scrittore agli Ebrei ci ricorda di non vacillare, di non venir meno, e poi dice: egli è fedele, fedele è colui che ha fatto le promesse. Noi vogliamo confidare in colui che è fedele, perché adempirà le sue promesse per la tua vita e anche per la tua famiglia. Ma poi ancora un'altra cosa che voglio dirvi è che la fedeltà di Dio non dipende dalla nostra fedeltà. A volte alcuni desiderano o vorrebbero in qualche modo commercializzare la propria fede, oppure commercializzare la grazia di Dio, intrattenendo con il Signore un rapporto contrattuale, nel senso di dire: se tu mi dai, io faccio, se tu fai, io farò. No, no, non funziona così. Il Signore rimane fedele a prescindere. La Bibbia dice che se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dicevamo all'inizio che la sua natura è fedeltà, e lui non è fedele perché io o te siamo fedeli, non è fedele perché noi in qualche modo esprimiamo fedeltà. La fedeltà fa parte della natura e del carattere di Dio. Anche se gli altri ti abbandonano, anche se gli altri ti faranno del male, anche se gli altri cercheranno di colpire la tua vita, sappi che il Signore nella sua fedeltà continuerà ad esprimerti amore, perché Dio rimane fedele. Sta scritto ancora in Isaia: così parla il Signore, il Salvatore, il Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalle nazioni, schiavo dei potenti, dei re lo vedranno e si alzeranno, dei principi pure si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Gloria al nome del Signore. Il Signore ha una parola per te che magari sei oggetto del disprezzo degli uomini, per te che magari sei detestato da coloro che magari vorreste che ti apprezzassero. Sta parlando con te, è una parola per te che magari ti senti schiavo di condizioni e situazioni dalle quali non riesci ad uscire. Il Signore dice che per la gloria e per la sua presenza tu realizzerai la liberazione, perché Dio è fedele e certamente continuerà a farti del bene. Quindi quello che voglio dirti, caro amico, caro fratello, cara sorella: credi nel Signore, continua a riaffermare la tua fede, afferra le promesse, dichiara la tua vittoria e ricordati: Dio non verrà mai meno alle sue promesse, alla sua parola, perché Dio è fedele. Il Signore ti benedica.